Ci sono abitanti nell'universo? È il grande interrogativo che proverà a svelare il laboratorio di radioastronomia di Medicina, provincia di Bologna, unico istituto italiano coinvolto in un progetto mondiale. Carlo Valentini. Siamo davvero soli nell'universo? Tenterà di rispondere un progetto internazionale che, come è avvenuto per l'esperimento sui neurini superveloci nel laboratorio CERN del Gran Sasso, potrebbe modificare conoscenze e teorie scientifiche. Si chiama SCA e vi partecipa l'Istituto di Radioastronomia di Medicina nel Bolognese. Un progetto a cui partecipano tutto il mondo e si costruirà il più grande radiotelescopio al mondo, probabilmente o in Sudafrica o in Australia. La cosa più interessante è la ricerca di vita extraterrestre, è uno dei più grossi interrogativi che abbiamo e cercheremo di svelarli appunto con questo grosso radiotelescopio. Un'esplorazione del cosmo che per ora avviene in modo virtuale, in 3D, con questo filmato Avventura nell'universo invisibile realizzato dall'Istituto di Radioastronomia per la propria attività didattica. Ma perché è importante il 3D nella divulgazione scientifica? Beh, sicuramente perché riesce a dare quella penetrazione, diciamo, quella sensazione di essere dentro a quanto si sta guardando, sicuramente lo rende più credibile. Da questi radiotelescopi si scrutano il cielo, scienza e tecnologia alleate per conoscere l'universo e chi eventualmente vi abita.